bentornati sul nostro canale. Quest'oggi realizzeremo insieme una meravigliosa torta di caramelle. Prendiamo il pan di Spagna alla vaniglia, togliamo la parte superiore e lo tagliamo a metà. Adesso prendiamo la nostra crema al burro. Noi con un po' di colorante alimentare l'abbiamo fatta blu. Adesso aggiungiamo il secondo strato, sempre con la nostra crema al burro, e poi anche il terzo. Mi raccomando, tantissima crema! Più crema c'è e più buona sarà la nostra torta. Spalmiamo per bene anche tutti i bordi. Con la spatola smussiamo tutte le imperfezioni e aggiungiamo le codette colorate tutte sul bordo. Adesso possiamo realizzare una glassa di cioccolato bianco con il colorante rosa da mettere su tutta la nostra torta. La spalmiamo bene con la spatola e pronti ad aggiungere delle meravigliose e grandissime lecca lecca. Qualche confetto colorato e voilà! La nostra torta di caramelle è pronta per essere servita! Se vi è piaciuta questa meravigliosa torta, mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e seguite tutte le nostre ricette! Ciao! Bentornati sul nostro canale! Oggi prepareremo una torta a forma di ciambella. Iniziamo con la farina per torte, uova, latte e mischiamo tutto con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere un bel impasto omogeneo. Ora versiamolo nella teglia per il ciambellone ed inforniamo per mezz'ora a 170 gradi. E guardiamo l'impasto lievitare! Una volta freddato, apriamo a metà il ciambellone e con un cucchiaino iniziamo a scavare la parte centrale. Puliamo il piatto e riempiamo il ciambellone con una ganache al cioccolato bianco, del colore che preferite. Richiudiamolo e spalmiamo bene su tutta la superficie la crema di burro marrone. Aiutatevi con una spatola per stenderla al meglio. Ora adagiamo sopra la pasta di zucchero per dare l'effetto ciambella americana. Facciamola aderire e con un pennello mettiamo sopra dell'acqua e le codette di zucchero colorate. E voilà! La nostra torta ciambella è pronta per stupire! Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale! Alla prossima ricetta! Soddisfa la tua golosità realizzando una mousse di mango. Useremo purea di mango, zucchero, yogurt, gelatina e crema. Il tutto viene posto sul dolce tradizionale thailandese al riso glutinoso per ottenere questa straordinaria torta di mousse di mango. Che dolce ti mostrerà come realizzarla. Quindi, iniziamo!
e dolce ti propone una ricca e peccaminosa cheesecake al miele, che non ha bisogno di cottura né di gelatina. È una bellissima cheesecake a strati ricoperta di miele. Ti serviranno agar agar, miele, zucchero, crema di formaggio e panna montata. Iniziamo! Bilanciando l'aroma dell'arancia fresca con la componente dolce, potrete ottenere la vera torta all'arancia. Vi basteranno solo panna montata, polpa d'arancia e una soffice torta al miele. Che Dolce ti mostrerà come realizzare questo dessert artigianale in pochi e semplici passaggi. Iniziamo?